Ecco il viso di chi ha passato la notte a leggere. Non lo fate, non cominciate. La coppia perfetta della Paris prima di andare a letto. Perché poi il letto diventa un'utopia, perché tu stai là e leggi e vuoi andare avanti e ti meravigli e ti... e ti aspetti sempre che succeda qualche cosa e sembra che sempre che la pagina successiva sia risolutiva e ti trovi la sera a far tardi e la mattina a non avere tempo e voglia neanche di aprire gli occhi. Comunque... ne vale la pena. Ogni tanto questi libri sciacquacervello che ti tengono incollata, che ti portano via da tutto, fanno bene, anche se è un mondo, quello in cui ti portano, di violenza psicologica, terribile. Un'amica mi dice, ma com'è possibile che la protagonista non si ribella? Ha mille modi per ribellarsi, per scappare da una situazione francamente insostenibile e non lo fa mai. Però succede sempre questo. Quando stai male, c'è una parte di te che non reagisce, che si butta giù, che è quasi complice del proprio aguzzino. Quindi vederlo nella coppia perfetta, che perfetta non è, ci insegna innanzitutto che i mostri non hanno la coda, non hanno le corna, sono persone come noi, anzi certe volte particolarmente piacevoli, e che non sempre quella che è la perfezione formale all'esterno corrisponde a un'armonia interna. Certe volte la perfezione è una prigione da cui scappare. Non ho questo problema in realtà.